Ciao ragazzi, benvenuti in questo video nuovo. Dopo che sono stato 2 ore a fare una ricerca assurda tra siti e scovare dentro i siti, i pro e i contro, e ho trovato che allora si può studiare a Tokyo o in altre parti del Giappone gratis senza spendere soldi. Allora, tecnicamente no, proprio è un discorso molto complesso. Adesso cerchiamo di specificare in che senso. Ogni città ci sta in Giappone, come Tokyo, ha dei corsi creati dai volontari giapponesi, cioè persone che o non si prendono totalmente niente soldi e lo fanno per residenti, c'è gente richiedono, uffici richiedono carta d'identità giapponese e la dimostrazione di un visto. Di solito se si ha l'ID giapponese vuol dire che si è in possesso di un visto per rimanere qua, che sia o di matrimoniale o visto lavorativo o lo student visa. Questi qua secondo me prendono soldi direttamente dallo Stato, cioè hanno degli incentivi per l'integrazione, cioè nel senso di integrare gli stranieri, cioè come sono totalmente gratuiti. Altri invece sono creati così a volo, sono persone che hanno inserzioni, si fanno pagare 200, 300, 500 yen a lezione. Non avete idea di chi vi trovate, magari la maggior parte di persone che potete trovarvi siano asiatici, perché i prezzi sono bassi e attirano parecchio gli asiatici. I costi comunque ci sta un minimo di spesa da pagare. Alcune scuole di lingua giapponese invece offrono un'ora, un'ora e mezza gratuita. Lo fanno per incentivare, comunque per catturare l'attenzione del ragazzo e per spingerlo a poi iscriversi alla scuola propria. È un tornaconto, perciò organizzano un'ora, un'ora e mezza di corso. Il discorso cos'è? Non potete, io non vi consiglio di utilizzare questo sistema da zero, perché venire in Giappone da zero, senza parlare giapponese, e buttarvi in una realtà di quella dove non c'è una linea di media. Chiunque arrivi là può avere qualsiasi livello di giapponese o non averne proprio, perciò uscite pazzi un'ora e mezza, cercate di capire un po'. Se siete fortunati, la persona che avete davanti può capire l'inglese, può parlare l'inglese, ma questo dipende se voi lo parlate l'inglese a vostra volta, potete tradurre, potete capire di cosa sta trattando questa persona, e questo mette un po' la situazione così su un punto interrogativo. La gente è complicata la cosa. Potete fare un'esperienza, in senso potete venire in Giappone, fare un mese in Giappone, provare a cercare queste scuole. Molti siti sono totalmente in lingua giapponese, la maggior parte diciamo sono ideati per i residenti, alcuni con anche i bambini piccoli, perciò questa cosa è molto utile per chi risiede in Giappone e vuole lavorare, vuole approfondire la lingua giapponese o vuole che i figli si vogliono integrare con la lingua. È una cosa molto utile, e la maggior parte delle volte di notte è fatto a livello serale, orari 7, 9, 8, 10, dipende, ma molte delle volte nel weekend vengono fatte. Cioè c'è un discorso un po' particolare, raga, da fare. Per questo dico, scegliere una cosa del genere o scegliere una scuola di lingua giapponese dipende. Se volete fare un'esperienza lavorativa, quella prima non la potete fare, sono corsi, perciò corsi un po' fatti così, perciò non avete la possibilità culturistica di poter lavorare in Giappone. Poi dovete portarvi i libri voi, perché non è che l'insegnante vi dà i libri, in base ai libri che avete crea poi delle lezioni. Sono molto molto impreviste le cose. Mi piace il parcheggio giapponese. E questo, la persona che ha fatto il video e poi ha parlato questo argomento in una pagina Facebook e ha fatto partire un po' tutta la discussione, quando ha usufruito del servizio aveva il visto matrimoniale e tuttora ha visto matrimoniale, perciò diciamo che avrà usufruito il suo servizio perché ha un visto. Alcune altre possibilità ci sono a Tokyo di poter usufruire di questi servizi leggermente a leggero pagamento, ma per un ragazzo che vuole venire qua senza conoscere niente sono praticamente quasi difficili da poter utilizzare questi sistemi. Cioè venire qua dice vabbè guarda è straordinario, ho trovato questo sito, mi chiedono 200, 300, 500 yen a lezione in una settimana, a me sono 10.000 yen, è veramente poco rispetto a una scuola che ti chiede 40.000 yen minimo, forse se non di più.
Però in che modo imparo il giapponese? Come ci arrivo? Con quale preparazione? Il mio consiglio è dovete sempre imparare una base voi, raga, in Italia. Dovete, non fate errori. Cioè, io sono arrivato, la mia scelta di vita, io vivevo in Australia e sono arrivato in Giappone per seguire la mia donna. E non avevo nessuna intenzione di voler imparare lingua giapponese prima, non ho interesse al riguardo, perciò io automaticamente io sono arrivato qua con zero giapponese, è stato molto complicato. E tuttora cioè, faccio fatica ad andare avanti perché non ho. È stato tutto molto di fretta, molto incasinato. Dei corsi serali del genere potrebbero incasinarvi di più o meno. Io volevo condividere con voi che c'è l'esistenza, ma che sia una passeggiata, no. Non è che, perché se fosse semplice, raga, avete un'idea di quanti asiatici ci sono qua in Giappone che si iscrivono alle scuole di lingua giapponese? Americani, inglesi, europei. Io ho cercato in tutti i modi, non sono usciti i siti, cioè la cosa non è così semplice. Se fosse radicata sarebbe semplicissima, sarebbe subito usufruibile e qualcuno ne parlerebbe in qualche forum, su qualche blog, darebbe informazioni, vie, indirizzi. Zero, raga. Zero di sta roba. Io non ho trovato niente, discussioni, queste cose qua. Ho trovato solo siti che danno indirizzi o appuntamenti, invece molti mettono la mappa, non sapete manco se è gratuito o meno, perché uno ci scrive volontario e poi chiede 1000 yen. È come il ragazzo italiano che si insegna lingua inglese da giapponese di turno, mette l'inserzione in un sito dove vanno i giapponesi, dopo poi mandano il messaggio, prendono appuntamento, vanno a caffè, a bar, tipo caffè veloce, si siedono, fanno un'ora di lezione. Dietro, e, gli danno, e vengono pagati, cioè, a me sembrava molto sta cosa qua più che gratuita. Cioè, non so, se volete fare un affidamento 3 mesi in Giappone e fare una cosa del genere, è una scelta vostra. Non è la scoperta dell'acqua calda, esiste sta cosa, però la gente, se tutti quanti spingono sui corsi di lingua giapponese con le scuole, ci sarà un motivo, perché sono più affidabili, forse vi inseriscono meglio, vi creano un piano di studio, secondo quello che voi avete bisogno. Lo student visa vi fa accedere al mondo del lavoro giapponese col baito di 28 ore a settimana. Sì, economicamente è tosta, ma sono due realtà totalmente diverse. E lasciate stare quelli che vi dicono, ma poi lavora in nero in Giappone. È il vostro rischio e pericolo, volete lasciare sto paese con timbro sul passaporto in estradizione di 10 anni? Fate voi. C'è la vita vostra, la pelle vostra, le scelte sono vostre. Le conseguenze sono grosse. Cioè, occhio, queste sono un insieme di informazioni. Sotto il primo commento trovate tutti i link che io ho cercato, ve li butto tutti quanti là. Ci date un'occhiata. Fate girare sto video, mi raccomando, fatelo girare. Condividetelo se avete amici che già si sono trasferiti da poco. Anche ragazzi che hanno student, che possono usufruire di questa cosa e farsi qualche ora serale giusto per studiare meglio, per approfondire. Che secondo me sia una visione buona, cioè avere un insegnante per poter approfondire a gratis. Non è male. Poi a voi la scelta, raga, io vi porto le informazioni, cerco di chiarire delle cose, buttatela sul tavolo così, la gente prende delle informazioni, le butta sul tavolo e non specifica niente. E poi la gente si illude di poter fare cose che poi in realtà sono molto più complicate da fare. Io vi garantisco, con gli asiatici con cui andavo a scuola io, con i nepalesi, quelli là, se avevano la possibilità di poter studiare gratis, raga, ma chi pagava? Che gli dà 1 milione di yen, 7.000 euro alla scuola. Questi ragazzi si fanno un culo per poter. Molti di questi fanno anche oltre quello che devono fare, perché secondo me lavorano anche illegalmente, rischiano, si fanno le notti in fabbrica. Ma chi glielo faceva fare? Sicuramente usufruivano della scuola gratis, se era fattibile. Perché qua se no ci stanno le scuole serali. Non è che ci stanno ovunque. Oh, sacca a Kyoto, le trovate ovunque le scuole serali. Cioè, a voi tornaconto. Fatemi sapere la vostra esperienza, se l'avete avuta, cosa ne pensate e le informazioni. Se conoscete qualcuno che ne ha usufruito, vi prego di commentare con nome, l'indirizzo, date informazioni. No, mia nonna è andata là e ha fatto questo, mio zio è l'amico del cugino di mio nonno, ha fatto quest'altro. Serie, informazioni serie. Mettete il nome, l'indirizzo, il posto dove è stata la persona, che siano affidabili, che si possano. Se c'hanno il sito ancora meglio, così la persona, chi vede il video può andare a confrontare la realtà o meno. Ok?
io non dico, questo è un video di dibattito. A voi la parola, raga. Un bacio, vi voglio bene a tutti quanti. E per questo faccio questi video. Perché vi voglio bene, ci tengo, no? Non vi... anche se so che distruggo delle realtà o dei sogni. Meglio essere sincero e noi vi trovate proprio delle fregature che non sapete come dovete rimediare. Un bacio, vi voglio bene. Alla prossima.